Buongiorno ragazzi, bentrovati sul mio canale. Oggi finalmente il primo video in collaborazione con il giornale ragazzamoderna.it e spero di potervi dare nuovi spunti, idee e consigli sicuramente su come truccarvi e su come valorizzare il vostro viso. Oggi infatti vi parlerò di come valorizzare il vostro viso quando indossate degli occhiali. Occhiali dalla montatura importante oppure no, è importante sapere equilibrare quella che è la parte superiore dalla parte inferiore del viso, per cui cominciamo subito. Io ho già messo il primer occhi, che è il mio I Love Stage di Essence. Ho già realizzato la base viso, per cui vi elenco pian piano le cose più importanti da considerare quando indossate gli occhiali. Allora, per prima cosa, le occhiaie non devono assolutamente esserci, infatti io le ho corrette con il mio correttore, che è il Tolerian Taint di La Roche-Posay. Questo è un correttore a penna, ne uso piccolissime dosi e la sfumo con la Beauty Blender, e questo è per pelli chiare. Esiste anche la versione per pelli scure. Allora, una volta che io ho steso il primer, dobbiamo accertarci che il primer sia perfettamente asciutto. Io utilizzo il colore più chiaro di questa palettina Essence, che si chiama Over the Top, la numero 07. Quindi il colore più chiaro per controllare che il primer sia completamente asciutto. Solitamente quando io indosso gli occhiali vuol dire che non ho avuto il tempo di mettermi le lenti a contatto. Ciò significa che io punto a valorizzare e a soprattutto a definire gli occhi, ma cerco anche di creare un equilibrio tra la parte superiore e la parte inferiore del corpo, per cui quando indosso gli occhiali solitamente punto a dar rilievo alle labbra utilizzando dei colori più forti, ed è questo quello che farò in questo video. A questo punto, dato che la palpebra ha finalmente un colore omogeneo, utilizzo Nudie dalla palette Natural Eyes della Too Faced su tutta la palpebra. Faccio un mix tra Cashmere Bunny e Sex Espresso, che sono due colori opachi, un marrone più chiaro, un nocciolino, ecco, e un marrone più scuro, per dare invece definizione all'occhio. Lo passo sulla zona di transizione e sull'angolo esterno. Ovviamente fate un mix leggero e poi pian piano sfumate. Illuminiamo invece sotto l'arcata sopraccigliare con Silk Teddy, che è questo rosato, un illuminante rosato. Appena, perché questo colore è molto pigmentato, al contrario di altri colori di questa palette. E anche perché dovete considerare che avremo le lenti, quindi troppo riflesso risulterebbe fastidioso. E poi poniamo O Nail Pot, che è invece un ombretto dorato, all'angolo interno. Ok. È molto importante, come ho detto prima, definire e delineare l'occhio. Per cui io utilizzo questo pennello, che è un pennello a striscia, a stelle molto strette. Questo appartiene a un set di pennelli ovali che io ho acquistato su Amazon. E utilizzo Chocolate Martini, che è un marrone dorato con tanti glitter dorati, come potete vedere, sulla prima ciliere superiore. E poi applico invece Sex Espresso, che è il marrone opaco, sulla prima ciliere inferiore. Riprendo nuovamente Sex Espresso e Cashmere Bunny, sempre per intensificare invece l'angolo esterno. E
punto passiamo invece alla matita occhi. Io utilizzo l'Essence Long Lasting Eye Pencil nel colore Black Fever, che è la 01. Non è una matita temperabile e la utilizzo sia nell'angolo sia nella crema ciliare inferiore che superiore. Ok, quando si utilizzano gli occhiali è poi fondamentale dare rilievo sia alle ciglia, quindi evidenziandole con il mascara, ma anche e soprattutto alle sopracciglia, che devono incorniciare gli occhi e lo sguardo, così come farebbe appunto una montatura importante. Per cui prima pensiamo alle sopracciglia, anzi, prima pensiamo alle ciglia, con il primer Smashbox, che è un primer che utilizzo frequentemente, perché pur essendo scura, non ho ciglia lunghe né voluminose. Sto provando in questi ultimi giorni la matita Kiko, la Precision Eyebrow Pencil, che ha da una parte appunto la mina e dall'altra parte questo pettinino, che però non mi convince molto, proprio perché una volta che si macchia comincia a stendere il colore anche fuori dalle sopracciglia, ed è una cosa che la Brow Divine di Nabla, che io utilizzo e che è la mia matita per sopracciglia preferita, non fa. Per fissarle utilizzo questo gel di Kiko, l'Eyebrow Designer, che è appunto un gel mascara. Anche questo lo sto provando da poco, ed entrambi i prodotti li ho acquistati con la promozione di Kiko, con la prendi 6 paghi 3. Con questo invece mi sto provando benissimo. Adesso utilizzo il mascara, che è il Benecos Natural Multi Effect Mascara. In questo caso utilizzerò la matita Wycon, la 06, e poi il rossetto, sempre 06, Don't Stop the Nude di Essence, che lo trovo troppo carino, è un rossetto abbastanza performante per essere poi venduto a un prezzo veramente bassissimo, di 2-3 euro, quindi acquistatelo se lo trovate. E il make-up è terminato, anzi, vi faccio vedere i miei nuovi occhiali, spero li vediate bene, anche se in realtà sicuramente li vedrete con il riflesso. I miei nuovi occhiali li ho acquistati appunto una settimana fa, proprio perché mi è peggiorata ulteriormente la miopia, e niente, mi piacciono un sacco, sono molto molto leggeri e flessibili, e questo da una parte è sicuramente un punto a loro favore, perché rischiano meno la rottura. Ve li faccio rivedere e così potete anche vedere come lo sguardo sia perfettamente incorniciato sia dalle sopracciglia che dalla montatura, appunto, che sicuramente non passa inosservata. Gli occhi sono ben definiti anche con l'utilizzo di pochissimi prodotti, e le labbra hanno sicuramente un loro rilievo nel make-up. Ci vediamo al prossimo tutorial e spero questo vi sia stato utile. Ciao!